Bentrovati a Riviera 24, oggi qui con noi Annalisa Merola, insegnante di Pilates, biostretching e Shiatsu. Benvenuta Annalisa. Grazie e buongiorno, saluto tutti gli spettatori. Bene, Come stai? molto bene, grazie. La pandemia da Covid-19 ha drasticamente travolto tutti i settori della civiltà umana. Lo sport non fa eccezione. Sì, purtroppo il Covid ha portato via tantissime attività e sicuramente lo sport ne ha risentito parecchio, in quanto dal 9 marzo con le DPCM hanno chiuso tutte le palestre, le piscine, per poi riaprire solo per un breve periodo. Quindi effettivamente è un settore che sta soffrendo parecchio insieme a tanti altri. Tu come ti sei riuscita, ad organizzare e soprattutto ad adattarti a questo periodo un po' difficile per tutti? Allora, in un primo momento non sapevo bene cosa fare, ma nel giro di poco tempo ho capito che comunque non si poteva interrompere l'attività anche per i miei allievi, e questo sarebbe stato un grave dispiacere per me. Quindi mi sono subito adattata con i mezzi che avevo in casa. Al momento non avevo una tecnologia molto avanzata, sono riuscita a organizzare delle lezioni online. Chiamando tutte le allieve che volevano aderire. Alcune hanno aderito, altre no, perché non si sentivano di utilizzare questa tecnologia, quindi hanno preferito aspettare le lezioni in presenza, mentre per tante altre è stato invece apprezzata questo tipo di lezione perché abbiamo mantenuto un contatto attraverso la piattaforma di Zoom, che è quella che ho scelto tra le tante. Permette sempre di avere comunque un'opportunità di guardarsi anche negli occhi, di vedere quello che si fa durante la lezione e anche salutarsi all'inizio, alla fine, si fanno due chiacchiere, insomma, diventa un momento carino Di rapporto di rapporto sociale, insomma, a sociale. distanza, in sicurezza, Assolutamente, senza rischi. assolutamente. Con le misure di distanziamento sociale c'è stata proprio la difficoltà di svolgere attività fisica, proprio perché, come hai detto già tu, le palestre sono state chiuse, i centri fitness sono stati chiusi ed è stato possibile fare solo attività fisica all'aperto. Ad oggi com'è la situazione, Annalisa? Ad oggi dipende innanzitutto ovviamente dalla zona, se gialla, rossa, arancione, e quindi bisogna rispettare le regole del DPCM, e poi ci sono anche le ordinanze regionali e comunali. Si può fare sicuramente attività all'aperto con l'istanziamento di 2 metri, e quindi ci stiamo organizzando un po' tutti insegnanti a fare attività all'aperto. Nel territorio, quasi tutte le palestre, le attività, i centri, anche yoga, hanno sicuramente tutti attuato questa metodologia che ho attuato anch'io. Noi sappiamo che rispetto a coloro che sono stati inattivi durante questo periodo difficile per tutti, chi è riuscito a praticare con continuità attività fisica ha avuto rischi minori di soffrire di ansia e di depressione rispetto a coloro, parliamo di una percentuale del 20%, Sì. rispetto a coloro che invece sono rimasti fermi, addirittura questa percentuale sale del 50%. Questo Annalisa ci suggerisce, appunto, e tu ce lo puoi confermare in questo momento, che durante la pandemia la promozione, della pratica dell'attività fisica, ovviamente in condizioni di sicurezza, dovrebbe essere una priorità, di salute pubblica. Questo perché ci tengo anche a ricordarlo, siamo nella settimana della prevenzione oncologica, la settimana che va dal 13 al 21 marzo. Ma sappiamo benissimo che l'attività fisica non solo previene le malattie oncologiche, ma c'è tanto tanto altro. Se ce lo vuoi spiegare, Annalisa. Sì, pensa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che per l'essere umano, per mantenersi in salute, bisogna mantenere almeno 150 minuti di attività media durante la settimana e 75 minuti di attività più avanzata. Questo perché? Perché il nostro corpo è fatto per muoversi, quindi l'inattività fisica intanto purtroppo può dare grossi disturbi alle persone. E sappiamo anche quanto è importante, come dicevi tu, per le malattie più diffuse, come anche, questo non lo dico io, lo dice la scienza, il cancro o le malattie cardiovascolari, polmonari. E
endocrine, quindi il movimento fa bene alla salute e questo è molto importante. Quindi consiglio in qualche modo, se posso dire questo, di fare movimento. Iniziate con qualsiasi cosa, poi ci sono tanti bravi insegnanti che su internet, seguite il vostro insegnante, qualcuno che vi dà fiducia. Ovviamente le mie allieve mi hanno scelto perché mi conoscono. Insomma, fare qualcosa, fare movimento, mezz'ora, 20 minuti, ma anche una camminata. Noi viviamo in un territorio bellissimo, abbiamo tanti spazi all'aperto, quindi veramente Ecco, cercate di non impigrirvi, ma di uscire fuori. quali sono i vantaggi di fare attività fisica all'aperto? Allora, i vantaggi sono molteplici, soprattutto pensando che stiamo uscendo da un periodo in cui siamo stati tutti molto in casa. E il fatto di stare all'aperto ci dà un senso di libertà, un senso di, come dire, di felicità, anche se vogliamo, perché l'insolazione, il sole comunque fa bene attraverso la vitamina D, all'umore e soprattutto l'ossigenazione e il movimento, il potere muoversi nello spazio. Mentre quando siamo all'interno delle case, ognuno di noi si è dovuto un po' adattare agli spazi che aveva. Teniamo presente che alcune persone, avendo in casa figli, mariti e quant'altro, insomma, hanno cercato di trovarsi una nicchia in casa dove poter fare in pace e in tranquillità un po' di attività fisica. Non per tutti è stato semplice. Annalisa, con la chiusura delle palestre c'è stato sia un danno sulla salute dei cittadini, ma anche un grande danno economico. Tu come hai affrontato questa situazione? Sicuramente il danno economico è vasto, considerando che in Italia ci sono tantissime palestre, centri, associazioni anche. Non dimentichiamoci delle associazioni che svolgono un grande aiuto alle famiglie anche per fare attività ai bambini. E il danno è stato grave perché i ristori sono stati molto pochi finora e quindi bisogna anche tenere presente che tutti i centri e le attività si sono adeguate alle normative per poi chiudere di nuovo. Quindi è stato insomma molto grave.